Guardi, io francamente chiedo ai colleghi di citarmi qualche, diciamo, in questa vicenda della questione migratoria, del rapporto con la Francia, se vi siano effettivamente state da parte del governo italiano dichiarazioni, diciamo così, che chiedevano, che portavano a questi domani. Voglio dire, partiamo da questo presupposto. Io non credo che il problema di immigrazione, una soluzione siano le redistribuzioni. Non è il solito tema di vediamo il regolamento di Dublino, perché voi sapete meglio di me, lo sapete tutti, il regolamento di Dublino riguarda i profughi, la Convenzione di Ginevra e chi ha eventualmente la protezione sussidiaria. Non riguarda neanche coloro che, per capirci, sono coperti dalla nostra protezione umanitaria. Quindi, complessivamente, delle 94.000 persone che sono entrate in Italia quest'anno, la massima redistribuzione che noi potremmo ottenere riguarderebbe meno di 30.000 persone, mentre riguarderebbe i profughi. Ma siete sicuri che ci convenga? Atteso che, come ricordavo, solo la Polonia ospita 1 milione di profughi ucraini e solo la Repubblica Ceca ne ospita circa 500.000. Allora vedete bene, la questione qui non è il tema delle redistribuzioni, neanche di quelle, diciamo, ci è stato detto, ah, così la Francia non accoglierà più 3.000, non ridistribuirà più 3.000 migranti che erano entrati in Italia, che si era impegnata a prendere. Sapete quante persone noi abbiamo ridistribuito quest'anno a fronte di 94.000 ingressi? 38 in Francia, 57 in Germania. Guardate, sopravviviamo anche se queste persone dovessero essere poi di dire. Allora, in cambio di cosa le altre nazioni hanno preso 50, 30 migranti che sbarcavano in Italia? Il fatto è che in cambio del, diciamo, tacito accordo, per cui l'Italia deve essere l'unico porto di sbarco d'Europa. E questo principio che io contesto. E i colleghi, ma la reazione francese di fronte alla prima nave di una ONG, con a bordo 230 persone, la prima che sbarca in Francia, non vi è sembrata un po' eccessiva? A me sì. Perché qui ogni giorno ne arriva qualcuna. I nostri colleghi d'Europa dovete essere accoglienti, ognuna arriva in Francia. C'è stata quasi una crisi nella maggioranza del governo. E allora, scusate, fatemi capire, questo tema non riguarda più l'immigrazione. Io pongo un tema di pari dignità di diritti dell'Italia. Perché l'Italia dovrebbe accettare di fare qualcosa che gli altri non vogliono fare? Questo è il tema di diritti. Europeo e internazionale.